Intanto nei confronti del Credio si manifestava un altro interesse, che alla fine risultava vincente, e questo interesse veniva dal San Paolo di Torino. A quel punto i piani di Nesi cambiavano e nasceva l'idea di creare un polo per la BNL. Lina, l'assicuratrice di Stato, e l'INPS, l'Istituto delle Pensioni. Alla fine i progetti di Nesi alla BNL e di Zandano al San Paolo si sarebbero intrecciati, principalmente perché il Credio era per il 30% posseduto da INA e INPS. Ecco il progetto: INA e INPS vendono la loro fetta del Credio al San Paolo, dando così vita a un grosso gruppo bancario polifunzionale e allo stesso tempo raccogliendo il denaro che potevano iniettare nella BNL per la nascita del polo BNL INA-INPS. Un po' complicato, ma tutto sommato fattibile. Il ministro del Tesoro Giuliano Amato e il governatore Ciampi hanno combinato una serie di incontri per discutere e approvare le operazioni. E nell'estate dell'89 si verifica quanto segue. Il San Paolo paga all'INA e all'INPS 808 miliardi per una quota totale del 29,67% del Credio. Questo fa del San Paolo una mega banca con attività come credito ordinario, credito speciale, mercante banking, attività già avviate in Italia e con una partecipazione nella Ambras di Londra, grande mercante banking inglese, fondi comuni, assicurazioni con l'inglese GRE. E più tardi con uno scambio di azioni con la Salomon, grande investment banca americana nel settore delle banche d'affari internazionali. Commenta Zandano dell'Istituto Torinese paragonandosi alla mega banca tedesca. L'Alleanza San Paolo-Credio è di un'importanza strategica perché insieme realizziamo la Deutsche Bank in Italia. Alla fine San Paolo avrebbe oltre 100.000 miliardi di attivo, avvicinandosi così di un pelo alle dimensioni della BNL, ma in modo più solido internazionale. In un secondo momento l'operazione di ricapitalizzazione avrebbe visto la BNL al vertice con l'INA e l'INPS come bracci. Un polo, insomma, importante anche per il sistema italiano. Tutto questo nel settore pubblico, visto che il San Paolo, la BNL, l'INA e l'INPS non sono del settore privato. E infatti la novità sarebbe consistita nel fatto di aver dimostrato che anche nel settore pubblico, quando i politici lasciano fare, si possono compiere passi avanti verso un processo di razionalizzazione del sistema. Nella complessa operazione BNL-INA-INPS c'era però qualcuno che voleva mettere il bastone tra le ruote. E stranamente questo qualcuno non faceva parte né del mondo politico né del settore pubblico. Sergio Pininfarina, presidente della Confindustria, lanciava una serie di bordate contro la creazione del polo BNL-INA-INPS, dicendo in sostanza che l'INPS non ha autonomia di bilancio, non amministra il personale e risponde alla gestione politica, affidata al sindacato che a rotazione designa il presidente. Insomma, l'INPS era ente pubblico
deve fare previdenza e non gestire una banca. Queste perlomeno sono state le motivazioni ufficiali della campagna di Pininfarina. Ma qualcuno nel decifrare gli attacchi di Pininfarina vedeva nella polemica i segnali delle preoccupazioni del mondo industriale verso il futuro assetto del sistema creditizio. Come dire, sparare al polo BNL, INA, INPS per motivi nostri. Questa interpretazione sarebbe naturalmente smentita dalla Confindustria, ma la minima possibilità che corrisponda al vero ci dice già molto sull'intreccio fra potere privato e pubblico e la faticosa ristrutturazione del sistema bancario italiano. Un quotidiano milanese, per esempio, decifrava la polemica di Pininfarina in questi termini. La partita che gli imprenditori vogliono giocare è quella di una partecipazione significativa al capitale delle banche, ostacolata dalla rigida posizione dell'autorità monetaria. E quindi il progetto di un megapolo bancario assicurativo, che vede invece un ingresso alla grande nel capitalismo. Nel capitale bancario, scusate, di istituti previdenziali e assicurativi, rappresenta insieme un pericolo per le mire degli industriali e un'occasione per ravvivare le polemiche e manifestare rivendicazioni e critiche. Già. Il governatore Ciampi, nelle sue considerazioni finali all'Assemblea della Banca d'Italia il 31 maggio dell'89, aveva inoltre detto che non vedeva male la possibilità che società di assicurazione assumessero partecipazione, anche di maggioranza, nelle banche, ma per i gruppi non finanziari ribadiva il suo no. I fili dei grandi dibattiti nell'economia italiana non sono del tutto staccati. Hanno una logica, un conduttore, una coerenza, anche se diversi temi sembrano spesso incrociarsi. E quindi non c'è da stupirsi se nel luglio dell'89 Carlo De Benedetti, un mese dopo il dibattito di Santa Margherita, mentre si trovava a Roma davanti all'assemblea dei dirigenti dell'INPS, si dissociava pubblicamente dalle critiche di Pininfarina e degli altri imprenditori. Non ho capito e mi sfugge la logica della Confindustria su questo punto, diceva il presidente della Olivetti. Invece aveva capito benissimo e non perdeva l'opportunità di far vedere che in Italia gli imprenditori sono divisi fra vecchi e nuovi. Un grande amico dei vecchi, Guido Carli, non appena diventato ministro del Tesoro, non mancava di intervenire subito nel dibattito sul polo BNL INAIL-INPS. Ha dato un tiepido nì al polo, obiettando al patto di sindacato e dichiarando che si potrebbe privatizzare la BNL in un secondo momento. Tutto questo naturalmente accadeva prima che scoppiasse lo scandalo BNL Iraq-Atlanta, con il quale si è scoperto che la filiale di Atlanta della BNL ha concesso prestiti non autorizzati all'Iraq per un totale di 3 miliardi di dollari. Quasi 2 miliardi dei quali effettivamente versati. Dall'agosto 89 il dibattito sui rapporti banca-impresa si è intensificato e non solo perché a causa dello scandalo sono stati costretti a dare le dimissioni il presidente della BNL, Nerio Nesi, e il direttore generale Giacomo Ped.
Anche se non ha creato un buco immediato come lo scandalo del Banco Ambrosiano, l'affare BNL ha provocato e continuerà a provocare un impatto psicologico, politico e fisiologico sull'intero sistema bancario italiano. Per questo motivo ci conviene ripercorrere brevemente che cosa è davvero successo ad Atlanta e capire chi in Italia sta sfruttando lo scandalo per ben precisi motivi.